Aspetta, Fabio! Dimmi, Giorgia! Che c'è fatto? Ho capito forse che cosa mi stai nascondendo. Ha un fidanzatino! Amore mio, mi sei mancata! No, Giorgia, abbi pazienza, guarda, non riesco a lavorare. Cioè, non puoi parlare a bassa voce, non è che tutte queste risate che fai? Cioè, sposta, c'è una casa grande, mettiti in salotto, mettiti in cucina, mettiti in bagno, ma togliti di qua, per favore. Va bene, papà, mi sposto. Meno male. Oh, ragazzi, è da stamattina che ha il telefono. Comunque c'è qualcosa che non mi torna, non è mai stata così tanta al telefono la Giorgina. Devo scoprire che cosa sta succedendo. Giorgia, senti un po', vieni qua un attimo. Che c'è? Senti un po', ma te con i compagni di classe ti ci senti ancora? Certo, babbo. Ma c'è qualcuno che ti ci senti un po' di più? No, perché? Ma non c'è qualche maschietto che magari ti scrive più messaggi, ti chiama sempre? Babbo, ma che domande fai? Anche se fosse non te lo direi. Mi sta nascondendo qualcosa, Giorgia, puoi venire un attimo? Ok. Aspetta, che c'è? Giorgia, è ora di merenda e guarda che cosa ti ho preso, un bel plum cake. Però babbo, ma non vedi che sto telefonando? La merenda poi la posso anche fare dopo. Oh, non ti arrabbiare però, Ragazzi, Giorgia mi sta nascondendo qualcosa. Non ha mai rifiutato per merenda i plum cake. C'è qualcosa che mi sta nascondendo e ora lo voglio scoprire. La che vi dico? Ora la spio. che bello, ma quanto sono? Ah, ok! Wow, sì. Aspetta, Fabio! Dimmi, Giorgia! Che c'è fatto? Mi sto facendo le scarpe, Giorgia, dai! Babbo, ma non c'è il sandali? C'hai i sandali? Sì, mi sto facendo i sandali, Giorgia, dai, è la stessa cosa! Sì, come no! Aspetta, c'è il mio babbo, mi stava interrompendo! Ah, sì, è vero! No, ragazzi, ho capito forse che cosa mi sta nascondendo. Probabilmente si è fatta fidanzata, ha un fidanzatino. Però non sono tanto sicura ancora di questa cosa. Però ho sentito che dovevano prendere un taxi. Se venivano scoperti erano guai. Quindi secondo me ha un fidanzato. Non può essere, però se hanno un fidanzato, ragazzi. Secondo voi ha un fidanzato? Scrivete nei commenti, datemi dei suggerimenti. Ma adesso però devo scoprire in qualche modo se ho ragione, se ha un fidanzato. Ho un'idea. Giorgina! Che c'è, babbo? Senti un po', mi potresti portare il cane fuori che io sto finendo di fare una cosa al computer un posto? Dai, babbo, non c'ho voglia. Ma come non c'hai voglia? Dai, non stai facendo nulla, Giorgia, dai. Portalo ciò te, il cane fuori. Aspetta che devo inviare un attimo questo messaggio. Ok, aspettiamo. Okay. Grazie, Giorgia. Prego. Ha lasciato qui il cellulare. Ora vediamo chi è con chi sta sempre al telefono. Allora, no, ci ha messo il codice. Devo far veloce. 0000. No. 1, 2, 3, 4. No. Ho capito. Forse il codice è wow. Vediamo. Wow. Sbloccato, uno degli ultimi messaggi trovato. Amore mio, mi sei mancata. Non vedo l'ora di abbracciarti. Ti raccomando, non dirlo a mamma e papà. Attenta a non farti scoprire. Allora avevo ragione. Ha un fidanzato. Giorgia ha un fidanzato. Sulla sedia, non sul letto. Vabbè, sarà stato nella mia testa. Ma non può avere un fidanzatino a 6 anni. Come si fa? No, ragazzi, ma io ora non so neanche come comportarmi. Che cosa gli devo dire? Niente, chiamerò la mamma di Giorgia. Vediamo se mi aiuta lei. Vediamo se mi dà qualche suggerimento. Perché ora non so più che cosa fare. Pronto? Ciao, Cinzia. Ciao, come
Diciamo bene, vai, dai, c'è un piccolo problemino. Che è successo? No, aspetta, nel senso nessuno si è fatto male, però ho scoperto una cosa un po' brutta. Cosa? Sì, allora ho scoperto che Giorgia ha un fidanzatino. Un fidanzato? Sì. Sì, sì, ho letto i suoi messaggi. Cioè, aspetta, ti spiego. È da stamattina che si comporta un po' strano. Ogni cosa che gli dico mi dice sempre di no. Ed è sempre a messaggiare o a parlare al cellulare. E quindi l'ho mandata fuori e ho letto i suoi messaggi. Forse allora nasconde davvero qualcosa. E cosa hai letto? Niente, ci vediamo dopo. Non ti fare scoprire dai tuoi genitori. Poi sembra di aver sentito prendiamo un taxi. Cioè, una cosa... Sì, infatti ora la sto controllando perché ho paura che magari mi scappa di casa. Sarebbe mica la prima volta. Appunto. Che devo fare? Ora il problema è quello che io non so cosa fare. Io ora non posso venire via a lavorare no. per questa cosa. Però prova semmai a far riposare il telefono, anzi, e poi prova a parlarle senza arrabbiarti. Prova a chiedere un po', non lo so, qualcosa, se c'è qualcuno che sente un po' più spesso. No, di sicuro ce l'hai fidanzato, però vabbè, ora vediamo cosa riesco a fargli dire. Dai, poi fammi sapere. Ok, vai, grazie, ciao, vai, dopo, ciao. Ciao, ciao. Giorgia, puoi venire un attimo che ti devo parlare? Aspetta. No, babbo, sono al telefono, non posso. No, adesso stai esagerando con questo telefono, basta. Giorgia, basta, basta con questo cellulare, guarda, hai rotto, stacca la telefonata. Ora basta, cellulare sequestrato per tutta la tua vita. Papà, ma io sto facendo le cose importanti. E da oggi sta telefono, in questo di una cosa, vieni. Papà, no, ma il cellulare, perché mi ha tolto il cellulare dalle mani? Giorgia, è tutta la giornata che stai al telefono, basta. E te l'ho tolto perché ho scoperto una cosa. Cosa hai scoperto? Ho scoperto che ti sei fatta fidanzata e me lo nascondevi. Mamma, ma come hai fatto a scoprirlo? Allora sei fidanzata. Però io ho letto dei messaggi sul tuo cellulare che mi portano a pensare che tu hai un fidanzato. Sei stato trascinato al telefono. Ho visto i messaggi dove dicevano: ah, ci vediamo, prendiamo il taxi, non ti fai scoprire dalla mamma e il babbo. Che cosa vuol dire questo? Che sei fidanzata e tu a 6 anni non puoi avere un fidanzato. Ok, siamo capiti? Ti sequestri il cellulare per una settimana, così non senti più nessuno e rimani chiuso in camera per tutta la settimana. Babbo, uno, non si leggono i messaggi degli altri. Due, mi hai rovinato la sorpresa! Una sorpresa? Ma che sorpresa? Giorgia, vieni un attimo, spiegami un po' questa cosa. O mi stai prendendo in giro o spiega perché non sto capendo nulla. Io e la nonna si stavo preparando un viaggio perché da tanto tempo che non veniva qui e quindi ti volevamo fare una sorpresa. Ragazzi, mi sa che questa volta l'ho fatta grossa. Cioè, io leggendo quei messaggi mi sembrava evidente che lei avesse un fidanzato. Invece stavo organizzando il viaggio con la nonna Antonia, che sarebbe la mia mamma, che siccome abita in Sicilia e non viene a trovarmi spesso perché è distante, e ho rovinato tutta la sorpresa e tutta l'organizzazione di Giorgia. Ora mi sento un po' dispiaciuto, ragazzi. Ai ai ai. Scrivete nei commenti un qualcosa per farmi perdonare dalla Giorgia. Ora non so più che cosa dire e che cosa fare. Sicuramente ora ce l'avrà con me per una settimana e me la farà pagare di sicuro. Direi di concludere questo video e andare a vedere che sta combinando Giorgia, perché sono molto dispiaciuto. Niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella degli aggiornamenti per sapere come andrà a finire. Io molto dispiaciuto da solo perché Giorgia sta piangendo in camera. Vi saluto con un grande wow. Andiamo a vedere che sta facendo.